Amiche ed amici di Digicase, benvenuti o bentornati sul canale Digicase. Io sono Stefano e come sapete ogni lunedì vi porto in diretta dentro una delle nostre proprietà qui in Alta Valle Seriana o sul Lago di Iseo. Oggi mi trovo a Novazza di Valgoglio e voglio soffermarmi su questa vista straordinaria che c'è direttamente sugli spiazzi di Gromo. Sulle piste si scia ancora, è un periodo davvero molto positivo dal punto di vista della neve, ed ecco qua sulla sinistra il centro di Valgoglio. Qua invece siamo in questo borgo abitato e molto caratteristico chiamato Novazza, che non è altro che una frazione di Valgoglio. Guardate in che luogo meraviglioso sono, molti di voi hanno già acquistato qui, quindi era da un po' che non avevamo qualcosa in questo paradiso terrestre che è Novazza di Valgoglio. E guardate il terrazzino che ospita questo tavolino, pronti per un aperitivo, per godersi una vista che davvero dal vivo ha dell'incredibile. Oggi vi porto a vedere una soluzione su due livelli con box completamente arredata e col camino a 82.000 euro, ripeto, compreso di box e arredo, come vedrete. Ora mi giro e vi faccio vedere un po' questa zona giorno molto molto ampia. Spero vi piaccia, perché è una novità assoluta per il canale di Digicase e anche per il nostro sito, che vi ricordo è www.gcase.it. Eccolo qua il mobile che ospita la televisione. Vi ricordo che qui c'è già l'impianto satellitare, vedete la scala che sale. È molto funzionale questa progettazione, ora vi spiego perché ne sono innamorato. Innanzitutto perché c'ha queste travi a vista spettacolari, perché la scala non passa all'interno della zona giorno. Quindi immaginatevi questo divano letto aperto, come vedete non dà fastidio a nessuno, quindi un divano letto aperto, e chi eventualmente dorme qui nella zona giorno non è disturbato da chi dorme nella parte superiore, perché la scala, come vedete, che porta poi al piano primo con il bagno, la scala è chiusa da questa porta, quindi abbiamo totalmente privacy da qui. Qui c'è l'ingresso, poi facciamo anche l'ingresso da fuori, così ci rendiamo conto. E questa è la zona giorno, che è davvero molto ampia e molto molto bella, devo dire. Usciamo un attimo sulla scala privata d'ingresso. Come vedete, questa è la scala privata d'ingresso da cui si accede all'appartamento, perché l'appartamento ha questo giardino privato, come lo vedete dove vedete la mia mano, quindi dove lo vedete già recintato, manca solo il cancellino fino là dove c'è il barbecue. Quello è il giardino privato di questo appartamento, quello è un vialetto comune, là vedete stanno facendo dei lavori e si accede da là, ma poi ci andremo, così vi faccio vedere anche il box che è compreso nel prezzo. Intanto vi faccio vedere nuovamente tutta la salita verso Boario, spiazzi e gli spiazzi di Gromo, le piste da sci là sopra dove vedete la neve. Come vedete il sole in fronte assolutamente, qua siamo esposti a sud-est, quindi davvero il sole non manca, anche se oggi è semi nuvoloso. Eccoci qua, quindi rifacciamo l'ingresso per farvi vedere nuovamente la molto ampia zona giorno. Guardate questa parte, mi soffermo come fosse una fotografia. Come vedete il divano letto matrimoniale con in parte il suo bel camino, di fronte alla televisione questo terrazzino che serve davvero per fare colazione o l'aperitivo, e poi c'avete anche il giardinetto se ospitate degli amici per mangiare fuori e farvi una grigliata. Eccoci qua, quindi zona giorno, penso che siate riusciti a vederla tutta. Vi ricordo che è un riscaldamento autonomo a metano. In queste due antine c'è la caldaia regolarmente revisionata, sapete che noi siamo molto attenti a questi dettagli. Lì c'è il frigorifero ed eccola qua la zona giorno e l'ingresso, e qui come vedete la scala, e poi c'è questo sottoscalo, gli hanno messo un mobile davanti ma potrebbe essere anche chiuso. Lì avete anche questo sfruttare questa parte di sottoscala. Ecco qua il bagno, ve lo faccio vedere subito, così vi rendete conto che comunque è un bagno comodo, finestrato, vedete che c'è water bidet, un bel box doccia e la lavatrice. Ecco, servono quelle lavatrici strette con la carica dall'alto, e qua c'è il water bidet.
Eccoci qua con il vetro. La cosa interessante è che in questa zona giorno, vedete che c'è un'altra porta finestra che è in contrapposizione con quella di là che dà verso la vista, quindi verso sud-est. Qui siamo verso nord, però vedete che c'è anche un altro balconcino qua sul retro che può essere utilizzato per stendere, comunque per stare al fresco, un ripostiglietto all'aperto. Come vedete, questo è il ballatoio per chi entra da dietro. Invece questo appartamento, essendo di testa, vi ricordo che ha questa scala privata con il suo giardino privato e con questa vista pazzesca verso spiazzi di Gromo. Eccoci qua, rientriamo quindi in questo disimpegno che è davvero molto interessante, perché, ripeto, crea una privacy totale grazie a questa porta, quindi chi sta cucinando, chi sta dormendo, chi sta facendo colazione non interferisce minimamente con il piano sottotetto, che tra l'altro è un sottotetto finestrato, perché guardate, essendo di testa, tac, eccoci qua. Siamo proprio con le finestre nel sottotetto e quindi vi faccio vedere anche quest'altra finestra. Eccoci qua. Vedete, questa casa è gemella a questa, quindi esternamente identica a questa. Ed ecco qua, per farvi capire. E da qua vediamo il nostro giardino. Eccolo lì, il giardino. Tutto questo giardino e la scala d'ingresso. Allora, siamo nel sottotetto e vi faccio vedere, eccola qua, la zona bambini o ospiti, molto bella. Guardate, anche se va nella parte bassa, vedete che sono i caloriferi, loro hanno addirittura messo un lettino in più qua, però vedete che già questo letto con il secondo estraibile è molto interessante. Abbiamo questo armadio divisorio e da questa parte abbiamo il letto matrimoniale, comodissimo, quei cassettoni, vedete il comodino, la televisione, il mobile della televisione, e come vedete queste finestre che garantiscono l'opportunità di utilizzarlo anche quando magari piove o nevica, perché non sono i classici lucernari che poi bisogna aspettare che smetta di piovere o di nevicare. Questa è la scala è comodissima, ve l'assicuro, è di una comodità assurda. Ed eccolo qua, il piano sottotetto. Ora rimanete comunque collegati perché vi faccio vedere dall'esterno, perché mi piace fare vedere la palazzina anche dall'esterno, e soprattutto vi faccio vedere anche il box, ok? Quindi venite con me, ritorniamo nella zona giorno, vi faccio ancora una carrellata per farvi vedere la vista clamorosa che c'è. Eccola là, che meraviglia. E andiamo, tutto in presa diretta. Eccoci, usciamo dalla porta principale, scendiamo i gradini, qua c'è il gas metano, come vedete. Eccolo qua, questo è quello che loro hanno messo, un barbecue per fare da mangiare per gli amici, e questo è tutto il giardino. Potrebbe essere magari pavimentata anche una parte per mettere magari anche un berceau o comunque un ombrellone per mangiare fuori quando c'è il sole. Ed eccoci qua, siamo nella parte comune. Mi piace farvi vedere ancora una volta verso dove è affacciata questa meraviglia di residenza, e ve la faccio vedere da qua. Eccola qua, guardate che bella. Questo piano, e questo è il piano sottotetto. Là c'è Valgoglio, guardate che meraviglia. Vi ricordo che da Valgoglio ci sono delle camminate straordinarie, eh? Quindi andate anche su internet, documentatevi anche soltanto per una gita, perché da Valgoglio c'è una camminata, sono delle camminate meravigliose. I sentieri partono da qua, eh. Li vedete lì dove c'è il mio dito? Vanno in quella pineta e vanno verso tantissimi laghi. C'è il Lago Nero, ci sono tantissimi laghi che possono essere raggiunti, laghetti alpini. E scendiamo da questi gradini, quello è l'ingresso dalla strada. Là c'è un parcheggione grande, lo vedete? Parcheggione per gli amici, sempre libero, quindi non abbiate timore. Ma qui in via Val Sanguigno a Novazza di Valgoglio abbiamo anche questo ingresso, si arriva dalla macchina lì e noi arriviamo al box. Quello che ho lasciato aperto è assolutamente il box di proprietà. Eccolo qua, come lo vedete è praticamente un box doppio in lunghezza. Stiamo parlando di larghezza 3 metri e
e lunghezza penso sugli 8 metri, adesso mi metto quasi in fondo perché avete visto che c'è tanta roba, però è praticamente un box doppio, poi dipende da che tipo di automobile avete. E guardate anche la vista che c'è dalla zona box, incredibile, eh? Bene, io non faccio altro che ringraziarvi. Vi ricordo 82.000 euro per questo appartamento su due livelli, col giardino, col box praticamente doppio arredato, con camino, subito pronta consegna. Quindi chiamateci allo 0346 23933 o al mio cellulare 320 033 4332. Spero di avervi fatto vedere qualcosa di interessante. Se siete arrivati fin qui, grazie davvero per essere sempre presenti. Sapete che noi non monetizziamo con i nostri video, quindi i vostri mi piace e le vostre visualizzazioni ci aiutano solo a capire se siamo riusciti a farvi entrare nelle nostre case. Un caloroso saluto da Stefano e da tutto lo staff G Case.